Quanto sia dannoso il non voto e quanto sia funzionale agli interessi del sistema, ve ne accorgete dal fatto che il sistema stesso spinge per una sorta di non voto. Il governo tecnico è il governo del non voto. Mario Monti è stato frutto di un non voto. Il governo Draghi è stato frutto di un non voto. Quindi chi dei vostri guru vi dice che andare a votare è inutile, sta facendo esattamente gli interessi del sistema, sta andando nella medesima direzione dove vuole portarvi il sistema e dove il sistema vi ha portato ogni qualvolta aveva bisogno di imporre i propri uomini ed avere carta bianca ai governi del paese. Quando vedo qualcuno fare appello al non voto e provo a chiedergli quale sia la soluzione, mi dicono sempre che se il 90% degli italiani non andassero a votare, il sistema crollerebbe. Hanno fatto la scoperta dell'acqua calda. Certo, anche se il 90% degli italiani votassero tutti il medesimo partito del Fronte del Dissenso, o se il 90% degli italiani ritirasse i soldi dalle banche, il sistema finanziario crollerebbe. Anche se il 90% degli italiani scegliesse di non accettare più l'euro o per lo scambio di merci, ma tornasse al baratto. Altro conto invece e fare il contrario, convincere quel 10% di persone consapevoli ad andare tutti al voto, ad andare tutti compatti e a votare i movimenti e i partiti del fronte, del dissenso. Solo così si può mettere una pietra all'interno, dell'ingranaggio del sistema per provare in qualche modo col tempo a mandarlo in tilt o comunque avere sempre delle sentinelle, delle voci all'interno, delle istituzioni. Questa è l'unica soluzione. Il resto è tutta demagogia, che però vedo che è una demagogia che premia perché i miei colleghi che fanno appello al non voto poi hanno migliaia di follower. Allora voglio fare io un appello a questi guru del non voto. Se avete la possibilità di incidere e di convincere il 90% della popolazione italiana, non convincetela a non andare a votare, convincetela a scendere tutti quanti in piazza. Vi faccio vedere come crolla il sistema col 90% degli italiani in piazza. Purtroppo sappiamo che questo non accadrà perché il 60% degli italiani vota i partiti e i movimenti del sistema, il 60% degli italiani sono in perfetta sintonia e continuità con questo sistema, sono schiavi inconsapevoli e allora quello che ci resta è quel 10% di persone che invece hanno capito, quel 10% se le fai restare a casa, se non gli dai voce all'interno delle istituzioni, hai fatto un danno enorme.